Ciao a tutti, sono Phoenix, ho 15 anni e vengo da Savona. Una settimana fa è uscito il mio nuovo singolo che si chiama Sotto al cielo, che vi consiglio di andare a sentire. La musica per me in generale è qualcosa di fondamentale, senza la quale si toglierebbe una parte della mia vita, una parte della mia quotidianità e una parte di me stesso. A prescindere dal canto e dal percorso artistico che sto intraprendendo a livello discografico, ma proprio nell'essenzialità della musica, che per me è una cura fondamentale, molto più di tante parole, molto più di tante persone, molto più delle medicine. Cosa voglio trasmettere con le mie canzoni? Con le mie canzoni vorrei trasmettere quello che io sento dentro. Io non mi riferisco magari a un pubblico adulto, a un pubblico comunque di gente matura. Io mi riferisco soprattutto a quel pubblico della mia età, quindi dei 15, 16, 17 anni, che magari per la prima volta sta provando quelle emozioni, quei sentimenti, quelle paranoie, le ossessioni, le manie, un po' le paure dell'adolescenza che tutti hanno. Appunto, io voglio arrivare a quel tipo di pubblico, io vorrei proprio arrivare a quello, proprio a far capire ai ragazzi che grazie alle mie canzoni possono essere aiutati e capire magari come io ho cercato di superare quell'argomento, come io vedo quel determinato argomento. Io voglio trasmettere questo con le mie canzoni. Come collaborazioni, sto collaborando con Red Owl, che è la mia etichetta, e sicuramente spero nel mio domani da artista di collaborare con molti altri artisti. Mi piacerebbe tantissimo collaborare con Ultimo, perché per me è un big, veramente un grandissimo artista che stimo tantissimo, ma anche con gli ultimi usciti da Amici quest'anno. Comunque soprattutto magari il cantautorato italiano, in quanto io, anche per la mia età, se non sembra, sono molto spirito antico, quindi molto più su un cantautorato, sulla musica italiana, quella magari di 20-30 anni fa, più che il rap e l'hip hop di questi tempi moderni. Progetti per il futuro sicuramente ci sono, assolutamente. Il prossimo anno ci prepariamo per andare a Sanremo, quindi poi vediamo, sicuramente progetti ce ne sono. Anche live, ne abbiamo già fatti due, ho già partecipato a due concorsi nazionali, uno era il Musac e poi l'ultimo concorso più recente con il mio ultimo live, dove ho vinto anche una bella targa, un bel premio come migliore esibizione live, quindi sono molto contento e spero che siano i primi live di una lunghissima serie di live, quindi speriamo che questo vada a buon fine. Ciao a tutti.